L'ex presidente della Proloco di Caltanissetta, Giuseppe D'Antona, in un post sui social ha manifestato una sua critica in merito all'antenna Rai e alla sua tutela, che tra il poco interesse e proteste continua a dividere la politica e l'opinione pubblica. Mentre a Milano si festeggiano i 70 anni della Torre Rai, situata in Corso Sempione, la nostra antenna vira in un silenzio preoccupante. Ma siamo diversi dai milanesi, noi nisseni? Sicuramente la realtà milanese non è quella di Caltanissetta, però ai fini della regolarità della funzionalità dello Stato, alcuni enti si comportano in un modo, altri in un altro. Innanzitutto in autonomia, come ho scritto nel mio, diciamo, nella mia illustrazione sull'antenna, la sovrintendenza di Milano ha bloccato il famoso traliccio di Corso Sempione della RAI, che non trasmette più e quindi doveva essere dismesso e diventerà monumento nazionale a spese dei contribuenti, ovviamente. A Caltanissetta si parla da tanto tempo dell'antenna che qualcuno vuole dismessa, non si capisce chi, non bisogna demordere, noi avremmo una grande opportunità mantenendo l'antenna e io mi auguro che sia il Comitato Parco Antenna, a cui concorrono tantissime associazioni, compresa la Proloco, mi auguro che ancora riescano a condurre questa battaglia per l'acquisizione dell'antenna che può essere veramente un grande volano di sviluppo per la nostra città. Sia l'antenna come attrazione per la sua storia, ma anche l'area dove si trova.